La luce in fondo al tunnel si intravede, ma la fine del percorso di restyling non si può dire vicina. La cantierizzazione dello stadio Cosimo Puttilli di Barletta prosegue a ritmi intensi e la Masellis, ditta incaricata dei lavori, ha accelerato le opere di demolizione con l'arrivo di altre ruspe destinate a Curva Nord e Curva Sud. Nei prossimi giorni si toccherà il terzo fronte, quello della gradinata per l'abbattimento simultaneo delle vecchie strutture sottostanti, tempo di verifiche dello stato dell'arte tra area dei lavori, pista d'atletica e spalti della tribuna centrale invece per l'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessore ai lavori pubblici Gennaro Calabrese e dal sindaco Mino Cannito. I lavori vanno avanti alacremente e saranno rispettati i tempi di consegna dei lavori. Il problema non è questo, il problema è la progettazione esecutiva dei lavori definitivi del Puttilli che giace ancora al CONI. La componente più delicata ovviamente resta l'evoluzione del cronoprogramma con termine fissato in 120 giorni dall'inizio dei lavori. Cannito ha espresso la posizione di Palazzo di Città spiegando quali siano le origini dei rallentamenti in seno al CONI. Credo che il CONI ha dei problemi di natura politica perché sta cambiando la relazione sociale del CONI, perché la convenzione col Comune di Barletta è pronta ma non la possiamo firmare se il CONI non decide che cosa ne sarà del CONI. E abbiamo mandato anche la delibera di approvazione, diciamo, della richiesta di convenzione. Discorso differente è invece quello riguardante l'agibilità parziale. Qui la condizione necessaria è legata ai pareri, in particolare quello della Commissione di Pubblico Spettacolo. L'agibilità parziale deve passare attraverso un progetto di sicurezza che dovrà essere sottoposto all'attenzione della Commissione di Pubblico Spettacolo e sarà da loro che dipenderà il prosieguo o no dell'agibilità parziale.